Non c'è democrazia senza sicurezza, ma essere sicuri vuol dire anche essere liberi. Queste le parole pronunciate nel giorno del 25 aprile a Pescara dal ministro degli interni Marco Minniti, che ha scelto proprio il capoluogo adriatico e la Sala dei Marmi della provincia per le celebrazioni della liberazione. Affiancato dal presidente della regione Luciano D'Alfonso, dal presidente della provincia Antonio Di Marco e dal sindaco di Pescara Marco Alessandrini, il ministro ha spiegato come il governo ponga massima attenzione al problema terrorismo nel paese. Siamo uno dei grandi paesi del mondo che ha sconfitto il terrorismo. L'ha sconfitto tuttavia non perdendo se stesso. L'ha sconfitto mettendo in campo tutti quanti gli strumenti di una democrazia. Questo è il cuore della questione. Combattere il terrorismo. Combattere il terrorismo da democrazia, e una democrazia combatte il terrorismo mettendo in campo gli strumenti di una democrazia, non perdendo se stesso. Questo è il valore della discussione che facciamo oggi, perché i valori della democrazia sono i valori del 25 aprile. Quei valori sono oggi più che mai importanti. Più che mai sono strumenti per poter comprendere come una società possa avere legittimamente un futuro. Sono 72 anni, ma quei valori sono di straordinaria attualità. Vedete, se questo è il quadro, se abbiamo cioè una minaccia, cosiddetta prevedibilità zero, voi comprendete che c'è bisogno anche di avere una risposta nella capacità di prevenzione che sia all'altezza di prevedere quello che è imprevedibile. E per fare questo naturalmente c'è bisogno di avere più intelligence. L'intelligence italiana è una struttura che ha una capacità, una sua forza. In questi anni ha dimostrato di sapersi far valere. Ma se vogliamo prevedere l'imprevedibile, l'unica cosa che si può fare è avere il controllo del territorio. E qui viene il punto del rapporto strategico con il territorio. Guardate, il decreto che è stato fatto sulla sicurezza urbana non è una misura d'emergenza. È esattamente l'opposto come quella sull'immigrazione. Io penso che sulla sicurezza e sulla immigrazione le cose che non funzionano sia quelle decise sul terreno della emergenza. L'emergenza è da cattivi consigli. L'emergenza ti porta sempre a misurarti con una cosa che esplode e tu cerchi di tamponare su questi temi. Noi abbiamo bisogno invece di una visione, di un progetto. E l'idea del rapporto strategico con il territorio, con la regione, con la provincia, con i sindaci, io vedo qui tanti sindaci con le fasce tricolori, mi fa molto piacere vedervi con le fasce tricolori, perché appunto è quello che penso io, siete un pezzo fondamentale delle istituzioni democratiche del nostro paese.